Altro avversario, l'Arezzo in trasferta, altra partita. L'imperativo, vivere alla giornata. Il Pescara è la bellissima realtà ormai consolidata del girone B, ma gli esami non finiscono mai. Fondamentale l'atteggiamento, recupero palla alto, aggressività, distanza tra i reparti, tutti aspetti sui quali il team di Baldini ha sempre risposto presente. Perozzi e D'Agasso non sono al 100%, cominceranno dalla panchina. Formazione di partenza già svelata nella conferenza pregara. Plizzari tre pali, in difesa Staver, Brosco, Pellacani e Crialese. A metà campo Valzania, il rientrante squizzato e Meazzi, sostanziale novità. Per l'ex Entella sarà la seconda da titolare, non accadeva dallo scorso 26 settembre. A Chiavari, prezioso assist per il gol vittoria, firmato da Luca Valzania. Davanti l'ex Merola con Vergani e Cangiano. In sintesi, quattro cambi rispetto all'11 opposto al Sestri Levante. Di fronte l'Arezzo, a digiuno di successi dal 26 ottobre, 2-1 in casa con la Spal, quindi un KO a Carpi e due pareggi di fila contro Ascoli e Milan Futuro. Squadra dal buonissimo potenziale dalla tre quarti in su, finora espresso solo in parte. Out Masetti e Chierico, recuperano per la panchina il centrale Gigli, ex Rimini e Damiani dopo tre mesi di assenza a causa infortunio. Il probabile 11 Trombini tre pali, in difesa Montini, Chiosa, l'ex Del Fabbro e Righetti in vantaggio su Coccia. A centrocampo Santoro play, Mezzali, Eclu, Mavuli e Renzi. In attacco Pattarello e Tavernelli a supporto di Gucci, favorito su Ogunseye. In tal caso Guccione partirebbe dalla panchina. Il tecnico Emanuele Troise. È una squadra importante che si esalta non solo per il discorso qualitativo, ma spicca per l'aggressività, per questa capacità ferocia nel collettivo di andare a recuperare tanti palloni. Quindi secondo me noi dovremmo essere bravi a un po' su tutti i fronti, una partita completa, e molto spesso ti portano a rinunciare proprio a giocare perché ce li hai sempre addosso. Nelle 12 sfide disputate in terra toscana, 6 pareggi, 5 sconfitte, un solo successo, storia dello scorso campionato, ci arriveremo. Il ricordo a cui sono legatissimi i tifosi biancazzurri, 14 giugno 1987, penultima di Serie B, si sta per materializzare un autentico sogno, la terza promozione in A del Delfino, la prima targata Giovanni Galeone. Una rosa allestita per la C, ripescata a spese del Palermo e assoluta protagonista del torneo cadetto, con un calcio a dir poco spettacolare. Più di 10.000 tifosi pescaresi, emozioni a non finire. In avvio Gasperini scuote la traversa della porta di Orsi. I toscani rispondono con Guido Ugolotti che prima sfiora il palo e due minuti più tardi sblocca il punteggio. Colpo di testa che Gatta riesce solo a deviare. 1-0 Arezzo, gelo sugli spalti malgrado il gran caldo. Ugolotti va vicino al bis sempre di testa. Traversa salvifica per i biancazzurri. Nella ripresa in evidenza Berlinghieri che per ben due volte impegna Orsi, quindi palo di Gigi De Rosa al 20°, l'episodio che provoca tantissima tensione in curva. Gasperini ostacolato da Ermini in area Amaranto, l'arbitro internazionale Mattei di Macerata lascia proseguire. Cresce il malcontento, rete di recinzione abbattuta, si teme il peggio. Il coraggio del DS biancazzurro, il compianto Enrico Alberti, che invita la calma ai tifosi scongiurando di fatto il peggio. Nel frattempo il Pescara insiste. Ci prova il neo entrato Gaudenzi, poi ancora Gasperini, vero e proprio trascinatore. Orsi sembra insuperabile, ma sugli sviluppi del corner, minuto 73 di testa, Giorgio Benini infila l'estremo toscano 1-1. La settimana successiva l'Adriatico sarà apoteosi. Il Parma di Arrigo Sacchi battuto 1-0, gol di Bosco, primo posto, soprattutto promozione in Serie A. Ad Arezzo nuovo incrocio 18 anni dopo, sempre in B. 6 marzo 2005, il Pescara di Gianni Simonelli impatta 1-1. Nel secondo tempo biancazzurri in 10, secondo giallo comminato dall'arbitro Rocchi a Luca Antonini. I toscani di Tardelli ne approfittano, prodezza di Jonathan Spinesi. Malgrado l'inferiorità il Pescara non demorde, tracciante di Garzon, nulla da fare per Pagotto. 9 ottobre 2005, altro pareggio 2-2 del Pescara allenato da Maurizio Sarri. Avanti l'Arezzo di Gustinetti con Luca Antonini, fresco ex.
1-1 di Tognozzi, bravo e fortunato nel tap-in dopo la respinta del portiere Bressan. Nella ripresa, momentaneo sorpasso destro chirurgico di Carmine Gautieri. In pieno recupero però la beffa, il definitivo 2-2 griffato Floro Flores. In Serie C, 24 febbraio 2008, l'Arezzo di Cuoghi vince 1-0. Decide l'ex chianese dal dischetto, ma il penalty è letteralmente regalato. Il peggio ad un minuto dall'epilogo, conclusione di rara bellezza di Manuel Turchi, palo e tap-in in acrobazia di Fabio Ferraresi. L'arbitro russo di Milano annulla per motivi tuttora sconosciuti su segnalazione del primo assistente Speranza di Mortara. Sempre in C, 16 novembre 2008, il Pescara di Galderisi la sblocca con l'argentino Lucas Simon, magistralmente ispirato da Simone Felci. Il pari amaranto porta invece la firma di Cavagna. Ad Arezzo, come si diceva, un solo successo, storia dello scorso 21 gennaio, Zeman in panchina, al decimo Vergani steso in area da Masetti. Il 9 biancazzurro sarà costretto ad abbandonare il proscenio per infortunio, l'ex Merola trasforma dal dischetto. L'11 di Indiani reagisce e pareggia, destro di giustezza di Gaddini, ma azione viziata dal fallo evidente di Donati su Moruzzi. Al 34esimo il definitivo sorpasso, calcio d'angolo, svetta Davide Di Pasquale, match winner, finisce 2-1.